Então, chegamos aqui na Itália em setembro de 2002. Natan tinha 6 anos e Silas tinha 8 meses. Foi um tempo assim, muito especial, ali em Faianolona, pertinho de Milão. Foi um tempo que o Senhor nos direcionou de um modo muito especial. 20 pessoas se converteram, receberam Jesus. Nós fizemos 4 batismos em 2 anos. E foi muito lindo assim, o modo que o Senhor nos conduziu naquele lugar. Porém, chegou um momento de perseguições, lutas, e o Senhor nos conduziu a Vasanello, uma cidade pequena de 4 mil habitantes, mas ali o Senhor fez uma coisa nova. Nós distribuímos 400 Bíblias. Eu fui contratada como mediadora intercultural e nas escolas nós distribuímos Bíblias. Durante 1 ano e meio nós trabalhamos juntos, até que o Senhor nos direcionou a Rieti. E aí nós começamos uma nova igreja, um novo grupo na nossa casa e também na casa de outros irmãos italianos. Mas o grupo cresceu e nós sentimos a necessidade de alugar um local. E é nessa igreja que nós estamos hoje. Dos membros que nós temos hoje, nós temos alguns testemunhos impactantes. Temos a vida de Anarita, por exemplo, uma senhora que conheceu Jesus através da sua filha e a filha conheceu Jesus através de outra irmã que congregava conosco. Sono molto felice che il Signore si è rivelato nella vita non soltanto nella mia, ma quella dei miei figli. Devo dire che io la Bibbia non la conoscevo. A noi con il nostro cattolicesimo ci facevano vedere un misero Vangelo, invece aprendo la Bibbia ho visto che il Vangelo era nella Bibbia. Fratelli, ma non sono solo io, può darsi che tante altre persone siano alla pari di me. E questa è veramente, veramente una cosa adesso che mi rattrista tanto, sapere che quanti come me non conoscono la parola, non sanno, non gli viene indicato, viene tutto tenuto all'oscuro, il cristianesimo non c'è. Io man mano mi convertivo e mia figlia mi ha portato una bella conoscenza della Bibbia. Se leggete la Bibbia, là è proprio scritto chiaro che il Signore non vorrà condividere la sua gloria con altri e non ci sono, non c'è altri a cui pregare se non al figliolo Gesù Cristo, che è solo Lui tramite, che fa tramite tra noi e Dio e il nostro Signore. Nós estamos aqui em Roma e viemos participar do House of Prayer, que é esse movimento de oração mundial. Aqui na Itália nós temos 3 casas de oração e nós cremos assim, que Deus vai fazer coisas novas na Itália. Como vocês sabem, nós não somos tantos pastores, mas nós cremos que Deus está levantando uma nova geração para fazer diferença na área de oração, em nome de Jesus. Oração, nós encontramos aqui o Dusha, o pastor Dusha, que é o pastor dos ciganos aqui da região de Roma, e ele vai compartilhar um pouco sobre o seu ministério. Il mio ministero, io sono un pastore di Roma, qui a Roma, nel Lazio, in Italia, e io servo il Signore da circa 5 anni. La nostra chiesa, fortunatamente,
è sparsa su tutto il mondo, in Francia, in Brasile, e dove c'è popolo, c'è un popolo Rom, e su tutto il globo della terra c'è questa chiesa che si chiama Semeri, è una chiesa evangelica, centro missione Rom International, e lavoriamo tutti insieme. Fortunatamente, grazie al Signore, parliamo tutti quanti la stessa lingua, e la chiesa Semeri è una chiesa che sta crescendo, una chiesa che, ringrazio Dio, è sotto l'unzione di Dio, e noi pensiamo che la chiesa crescerà ancora. Ci sono nuovi battesimi, ci sono nuove persone che vengono al Signore, ci sono nuovi ministri di Dio che, come me, che è iniziato da poco, e veramente è una grande benedizione. Una grande benedizione che è arrivata anche al popolo Rom. E stiamo ancora andando avanti, qui sul campo siamo circa 100 persone su questa chiesa a Tor Vergata, e sul popolo Rom qui a Roma sono circa 150 persone che vengono al Signore, che vengono alla chiesa, che sono cristiani. Nós estamos indo agora na casa da Rafaela e o Senhor a chamou de um modo extraordinário, que vocês também podem conhecer. Rafi, noi abitiamo qui nell'Europa, tu sei europea, sei italiana. La mia domanda è: come tu vedi l'Europa che usa per l'Evangelo, e allo stesso tempo tu hai ricevuto Gesù come una persona parlando di Gesù con te nelle vacanze al mare? Come tu vedi questo? In Europa purtroppo si vedono tante facce dure, quel cuore di pietra, e quindi io vorrei che qualcuno, che Dio operasse su queste persone, anche attraverso gli uomini. Mi ricordo quando ero piccola che parlavo ogni notte, ogni fine giornata a Dio, e quindi possiamo valutare anche la differenza tra la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica, perché io non mi rivolgevo mai alla Madonna, io non l'ho scoperto più tardi il perché, però mi veniva spontaneo non parlare alla Madonna, parlavo soltanto con il mio Dio. Come ti senti congregando in una chiesa con pastori brasiliani? Perché noi brasiliani amiamo l'Italia, amiamo la cultura italiana, cresciamo i nostri figli qui, veramente amiamo l'Italia. E tu, come italiana, come ti senti congregando con noi? Io, quando vi ho visto la prima volta, ho sentito subito due grandi fratelli, e quindi proprio un amore incredibile, perché c'è qualcosa che ci unisce, che non è la nazionalità, che non può essere il paese, non può essere niente di tutto ciò, ma è l'amore per Dio che noi abbiamo. Abbiamo questo cuore dato a Dio, offerto proprio a Lui, che ci fa riconoscere gli uni con gli altri. E io riconosco le persone che hanno Dio dentro, e riconosco anche le persone che non ce l'hanno, che sono sempre insofferenti, tristi. Quindi io con i brasiliani vado d'accordo, e poi con Ruggero e Nivia, per me sono due persone, siete due persone stupende. E quindi mi avete dato tanto e sono felice di avervi conosciuta. Eu quero mostrar agora para vocês aqui uma cidade que são centenas e centenas de cidadezinhas assim, que foram edificadas no alto por motivo de proteção, né? São centenas e centenas de cidades que ainda não têm um testemunho de Jesus, ou um grupo caseiro, uma igreja evangélica. E aqui há uma necessidade muito grande de obreiros, né? Obreiros que queiram dar vida pelo Senhor. Nós estamos aqui na cidade de Castel de Tora, uma cidade onde tem aproximadamente 300 pessoas, e na Itália 35 mil cidades,
apenas 1.600 tem uma igreja, um testemunho evangélico. Aqui, como vocês veem, é uma cidade muito linda, muito bela. E vocês podem dizer assim, eu gostaria de estar ali, nesse lugar, né? Paulo, quando estava aqui na Itália, ele não estava preocupado com a beleza dessa cidade. A dor dele era pelas pessoas, pelos pecadores, pelas pessoas que estavam sem Deus. E nós, quando estamos no Brasil, nós só queremos ver a beleza que tem na Itália, na Europa, nos lugares bonitos, e esquecemos que as pessoas estão morrendo sem salvação. Eu fico pensando, se os brasileiros viessem para a Itália com um coração aberto para abrir novos grupos caseiros. O italiano, ele gosta muito dos brasileiros. E depois que nós pegamos a confiança deles, eles abrem o coração para nós. Porque aqui as pessoas, eles têm tudo, mas faltam amigos para fazer relacionamento, para estar com eles, para estudarem a Bíblia junto, né? Porque eles receberam a palavra, mas receberam erroneamente. Nós, quando estávamos em Vasanello, nós distribuímos 400 Bíblias e nessa cidade tinha pessoas que pegavam uma Bíblia e eles ficavam emocionados. Diziam, eu nunca peguei uma Bíblia na mão. Eu pensava que a Bíblia era somente para o padre. E eu creio, se vocês têm uma chamada de Deus e estão pensando, né? Na Europa, na Itália, agora é o momento, é a hora de nós nos desprendermos das coisas e pensarmos no reino de Deus. Nós estamos vivendo o último tempo, é o último tempo, e Deus tem pressa para isso, né? E a igreja do Brasil, que tem mais de 40 milhões de pessoas, pode dar o seu 10% para a Itália como missionários. Il ministero della Casa di Preghiera di Roma è iniziato, posso dire, circa un anno e mezzo fa, quando Dio mi ha chiamato all'improvviso. Io mi sono occupato per gli ultimi 20 anni come pastore in una chiesa, ma Dio mi ha chiamato un giorno e mi ha detto che dovevo, il mio tempo in cui la comunità era finito, e mi chiamava a qualcosa di nuovo. È stata una sorpresa, ma nei mesi successivi Dio mi ha dato tante conferme che mi hanno fatto capire che Lui ci stava chiamando, e me e mia moglie, a iniziare una casa di preghiera a Roma. Ma mai avrei pensato che Dio credesse a me di iniziare una casa di preghiera. E naturalmente era un po' che io pregavo su questo, e quando Dio mi ha risposto abbiamo dovuto agire e ubbidire. Siamo partiti, abbiamo iniziato a coinvolgere le chiese, a parlare di questa visione e missione che Dio aveva messo nel nostro cuore, e quindi abbiamo iniziato proprio all'inizio di questo mese a tenere delle riunioni settimanali di preghiera per la nostra nazione, per l'unità della Chiesa, per l'esaltazione di Cristo in questa nazione, a partire dai primi di settembre. Oggi, quella che avete visto, è la quarta di queste riunioni, e non so bene cos'altro accadrà nel futuro, ma so che Dio ci sta guidando in una strada che ci porterà a cambiare questa nazione. Noi crediamo che se c'è una cosa che può cambiare una nazione, quella è la preghiera, e ne vogliamo pregare ed intercedere perché questa nazione conosca Dio e lo conosca veramente, lo conosca profondamente. L'Italia ha bisogno di Dio e ne stiamo pregando, intercedendo perché questo accada. Pastor Arlettino é um apoio que temos aqui sempre quando precisamos. É como se fosse um pastor de pastores, né? Sempre quando temos umas dificuldades pastorais com italianos, ele sempre está presente, pois embora estejamos aqui muitos anos, a opinião e a orientação de um ancião italiano é muito importante. In Italia sta succedendo qualche cosa di stupendo e di meraviglioso, ma soprattutto qui a Roma abbiamo circa 130 chiese italiane e tantissime altre chiese multietniche straniere, ma quello che sta succedendo
è che stiamo riallacciando i ponti e ci stiamo unendo, e questo viene soltanto dal Signore. Negli anni passati abbiamo cercato di unire la Chiesa, ma non ci siamo mai riusciti. Ma in questo tempo lo Spirito Santo sta collegando un osso all'altro osso, una chiesa all'altra chiesa, perché siamo il corpo di Cristo. E noi, pensate un po', a Roma ogni 2 mesi sono 40 chiese che si radunano insieme per lodare il Signore, per benedire il Signore. E sapete, anche noi in Italia stiamo cominciando a mandare missionari nel mondo. Personalmente ho un figlio che è missionario in Sudafrica con la sua famiglia, e noi benediciamo il Signore e preghiamo, e aiutateci a pregare, che qui in Italia veramente possa venire un tempo nuovo, un tempo di risveglio, che la Chiesa sia una, come Gesù ha pregato che la Chiesa deve essere uno, un solo corpo, un solo battesimo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Conversão de uma pessoa na família, Deus pode transformar toda a família. Agora nós temos Pietro, que é filho da Ana Rita e que nós batizamos em dezembro do ano passado. Nós cremos que Pietro tem um chamado muito lindo, tem no coração evangelizar, trazer as pessoas para a casa do Senhor. Ho conosciuto Gesù tramite mia sorella e mia madre, che me ne hanno parlato. È stato molto bello, è stata una cosa commovente. Mentre loro mi parlavano di Gesù, io piangevo come un bambino. Per me sembrava, non riuscivo a capire cosa succedesse, ma non riuscivo a trattenere le lacrime. Era anche abbastanza imbarazzante per me. Loro mi invitarono a venire in chiesa, ma io non entravo, c'era come una forza che mi tirava via, non voleva che io venissi a conoscenza della verità. E poi finalmente un giorno varcai quella soglia e entrai in chiesa, e fu bellissimo perché aprì il mio cuore a Gesù, lui fece dimora in me, e la mia vita da quel giorno è cambiata totalmente, è stato bellissimo. La mia famiglia adesso è molto gioiosa, tutto scorre più gioioso, i miei figlioli mi aspettano con ansia quando ritorno la sera. Non è stato così facile però, perché ci sono stati molti combattimenti, ho avuto delle oppressioni dentro che quasi sembrava fosse un problema fisico, ma invece oggi capisco che è stato un combattimento spirituale. Grazie a Gesù però sono stato più che vincitore, come dicono le scritture, in virtù di colui che ci ha amato. Io ho perseverato nella preghiera, grazie ai miei pastori che mi hanno aiutato ad andare avanti, ho superato quelle oppressioni. Adesso ci sono sempre combattimenti perché fanno parte della nostra vita, però grazie a Gesù noi possiamo andare avanti, possiamo vincere ogni giorno. Colosseo nasce come un circo di divertimenti. Facevano battaglie navali, c'erano lo scontro dei gladiatori, e poi, per divertirsi ancora, i cristiani, coloro che confessavano Cristo, venivano torturati con le belve o con altre esecuzioni, e il popolo festeggiava, si divertiva. È molto importante per noi credenti sapere l'origine del Colosseo, perché quella ricchezza portata da Gerusalemme è stato finanziato il Colosseo, che poi è servito per perseguitare i cristiani. E non soltanto al Colosseo venivano perseguitati, proprio qui vicino c'era il Circo Massimo, dove facevano le grandi feste, e i cristiani venivano intorno al circo, venivano messi su un legno, una croce, e venivano bruciati vivi. E con tutto questo Roma però ha avuto un grande risveglio al tempo dell'Apostolo Paolo.
eu vejo as portas que Deus tem aberto para nós nesse lugar, nas famílias italianas pedindo pastores, missionários, e quando nós viajamos por vários lugares e nós vemos que não tem igrejas, isso parte o nosso coração. Minha oração, a nossa oração como família, como igreja, é que o Senhor envie novos missionários, pessoas comprometidas com o seu reino, que queiram fazer história, que queiram fazer diferença nesse lugar. Mi piacerebbe tantissimo vedere un'Italia evangelizzata, fosse all'altezza di grandi, grandi chiese che non meritano neanche l'appellativo di chiesa. E mi piacerebbe moltissimo che missionari come voi, brasiliani, e venissero in tanti posti italiani dove ora non c'è neanche un missionario, un pastore che possa portare la parola di Dio. Mi piacerebbe, perché voi lavorate bene, con amore, e si sente che avete Dio dentro, e mi piace come avete lavorato anche su me. Vorrei incoraggiare la Chiesa brasiliana a mandare più missionari, perché qui c'è bisogno veramente di tanti missionari che possano rompere, spezzare quei preconcetti che ci sono stati per tanti anni, perché hanno molte difficoltà, non confidano in Dio e pensano di poter andare avanti da soli. Purtroppo questa è una grande bugia che è stata dettata fin dai primi anni, dalle nostre culture cattoliche. Dobbiamo spezzare queste catene, questi preconcetti.